La gente ha perso tutto, purtroppo ha perso tutto, e adesso stiamo vedendo come poter far sì che le persone possano riaccedere alle loro abitazioni. L'emergenza, quella stradale, è rientrata a tarda notte. Dopo 15 ore di chiusura all'una, il ponte di Ponte di Piave è stato riaperto al traffico. L'acqua del fiume, che ieri ha fatto temere il peggio, arrivando a una decina di centimetri dalla tracimazione e costringendo prima la chiusura del ponte ferroviario e poi di quello stradale, sta finalmente calando. Ma lo scenario rimane molto complicato. Beh, la situazione è difficile, ci vorranno giorni per poter tornare alla normalità, ma riteniamo che con l'ausilio di tutti di riuscire a farcela. Abbiamo definito inizialmente subito l'apertura di tutte le arterie stradali in modo tale da fare interagire quelle che sono scavatori piuttosto di livelle per poter sistemare gli accessi, quindi le strade. Poi eventualmente metteremo anche ghiaia per poterle rendere accessibili in modo adeguato e in modo particolare coloro che non possono adesso entrare nelle proprie abitazioni, vedremo di collocarle in strutture di emergenza. Difficile stabilire una tempistica per il rientro nelle case, le abitazioni andranno rimesse in sicurezza, almeno dal punto di vista degli impianti, luce, gas. A San Biagio, Salgareda, Zenson, le scuole oggi sono rimaste ancora chiuse. Il dispositivo di soccorso, cioè il raddoppio dei turni, viene mantenuto fino alle 20 di questa sera. Abbiamo tenuto vedo. Nel frattempo verifichiamo già le situazioni di cui siamo a conoscenza e di quelle che naturalmente nel frattempo di cui verremo a conoscenza tramite la chiamata dei cittadini. Com'è la situazione, signora? Nera lei. Nera perché è Malta. Dentro abbiamo Malta. Peggio degli altri Sì, dell'altra volta. peggio, peggio, perché è andata giù lentamente e ha saputo proprio come a coe. Molto fango. Guarda come quelle qua. Danni? Ingenti, danni ingenti, via. Da Fagarè, Sant'Andrea di Barbarana, Ponte di Piave e Salgareda 90, dove ieri sera si è temuto il peggio. Le caditoie buttavano fuori acqua, vuol dire che era proprio al limite, mancavano 30 centimetri perché uscisse completamente. Ci sono state quattro case che sono andate completamente sotto, che avevano fatto evacuare, che hanno avuto dei seri danni, quindi danni abbastanza ingenti, e poi le strutture pubbliche che abbiamo in Golena, tipo le panchine, poi lì abbiamo anche un monumento commemorativo che ho visto che ha avuto anche qualche danno. L'acqua è ancora piuttosto alta, l'argine rimane chiuso al traffico, si lavora nelle case e nelle aziende agricole. Dentro, se può guardare dentro, lei paltando per tutto, che bisogna ore e ore, se l'hai in 5-6 di buttare fuori. Ma oltre a tutto, dopo è andata sotto tutta la roba, questo qua, c'è il capannone. Il fiume è placido, man mano che cala lascia intravedere la devastazione, qui come altrove, verso San Donà. La piena ha fatto paura ieri sera, oggi si sorride, si scherza, si cerca di pulire strade, case, cortili da acqua e fango. Le abitazioni in Golena, ma anche il parco fluviale, il cinema. L'acqua non ha risparmiato nulla, ma anche qui la sensazione è che per pochissimo sarebbe potuta andare molto peggio.